Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e io sono Francesco e oggi faremo una top 10 che più che una top 10 è un discorso. Infatti oggi andremo a parlare di 10 cliché che troviamo in tutti gli anime e manga, 10 cose che succedono quasi in tutti gli anime appunto. Come per esempio mi sta venendo in mente proprio in questo momento il fatto che negli shonen bisogna dire il nome dell'attacco speciale che si sta per sferrare prima di effettivamente sferrarlo. Ma poi quando lo dicono stanno anche un sacco di tempo a dire il nome dell'attacco, come prendiamo un esempio, l'onda energetica di Goku, che è la Kamehameha, e per dirlo ci stanno 20 minuti. E quindi io mi chiedo, ma perché l'avversario in quei 20 minuti che dice l'attacco non sferra un attacco lui? Perché certo, anche lui deve dire il nome dell'attacco ovviamente. E questa cosa si collega anche a un altro aspetto degli shonen e degli anime in generale, cioè i combattimenti lunghissimi. Infatti, anche sempre in Dragon Ball, il combattimento tra Freezer e Goku non finisce mai. Cioè, ragazzi, il combattimento più lungo della storia, mi sa che dura tipo un'ora e mezza in totale. Cioè proprio, sì. Quindi... No, è lunghissima, cioè in ogni episodio succede, due cosette succedono. Assurdo. Continuando nella falsa riga di Dragon Ball, ma sicuramente succede dovunque, i pervertiti, che soprattutto sono vecchi. Sono vecchietti, ecco. Anche se per esempio se prendiamo One Piece, il pervertito è Sanji. Diciamo perché lui è molto giovane, ma comunque di solito sono sempre vecchi. E parlando comunque di personaggi, c'è un'altra caratteristica che troviamo in ogni anime, cioè il personaggio, diciamo, oscuro, che ha un oscuro passato alle spalle, che si vuole dimenticare e così via. Infatti questi personaggi li troviamo sempre, quelli di cui non sappiamo il passato, che sono sempre tristi, tutti nel mistero, ci sono sempre in qualsiasi manga. Un altro aspetto che troviamo in quasi tutti gli anime è la figura della ragazza fragile, cioè che non riesce a combattere, che non può fare niente, si deve far aiutare. Quella che appunto ha sempre bisogno di una mano e che in qualsiasi cosa cade. Sta male, non riesce a farla, ha bisogno dell'aiuto, non ce la faccio, e tutte queste storie. Per esempio, in Naruto, Sakura praticamente non fa mai niente e chiede sempre aiuto o a Naruto o a Sasuke per anche prendere un bicchiere d'acqua. Un'altra caratteristica che invece riprende i ragazzi, comunque personaggi dell'anime, è quello che fanno tutti parte di una scuola. Sono sempre a scuola, frequento la scuola e tutta la vicenda si sviluppa appunto, diciamo, nell'ambiente scolastico. Come anche per esempio Death Note, che lui è Light, è uno studente modello e quindi passa il tempo a studiare e a uccidere le persone, sempre nell'ambiente scolastico. E altri esempi palesi possono essere per esempio My Hero Academia oppure Assassination Classroom. Un'altra caratteristica sono gli episodi filler, che i ragazzi non sono della vera e propria trama, ma proprio come abbiamo già detto in passato, i filler sono episodi che non servono assolutamente a niente e sono solo riempitivi dell'anime solamente. Infatti se voi avete visto qualche nostro vecchio video, potete capire facilmente che per noi i filler non sono roba spazzatura, si può anche togliere, anche perché molte volte mettono cose in più che nel manga non ci sono e che magari anticipano anche cose che succederanno nel futuro, in modo molto random. Invece una caratteristica che importa soprattutto nel manga e quindi nella vera trama di una storia è il fatto di avere questo cliché del protagonista a cui manca o la madre o il padre o addirittura tutti e due. Infatti, se noi possiamo andare a prendere One Piece, abbiamo Luffy che suo padre comunque l'ha lasciato quando era piccolo, quindi diciamo in un certo senso non ce l'ha. La madre non sappiamo che cosa faccia. Suo fratello Sabo ha abbandonato a tutti, suo padre ha abbandonato a tutti. Ace, sua madre è morta quando l'ha partorito, suo padre è morto quando era piccolo. Cioè, quindi i protagonisti o comunque i personaggi che andranno poi avanti nella storia vedremo che sono tutti senza madre, senza padre. Oppure un altro esempio può essere il fatto di Dragon Ball, di cui sappiamo che il padre è morto per salvare il suo pianeta dopo averlo lanciato sul pianeta Terra effettivo, oppure che la madre non sappiamo veramente dove sia, sappiamo solo che era una Saiyan che sapeva combattere bene, ma alla fine Goku è arrivato sulla Terra senza madre e senza padre. Ma questi sono solamente alcuni esempi, potremmo andare avanti
per decine di esempi, anche perché in tutti, quasi tutti gli anime manga troviamo questa caratteristica dei protagonisti senza i genitori. Un'altra caratteristica è quella dell'amicizia, perché l'amicizia basta crederci, basta essere amici, che puoi riuscire a battere qualsiasi cosa. E infatti l'esempio più palese è Fairy Tail, che da molti è proprio odiato e disdegnato proprio per questa sua caratteristica, che anche se tutti stanno per morire ed effettivamente i nostri protagonisti hanno poteri più deboli rispetto ai nemici, vincono. Perché? Perché sono amici. Un altro esempio potrebbe essere quando Goku si trasforma in Super Saiyan. Infatti lui si è trasformato perché Frieza uccide il suo amico Krillin. E per l'amicizia che si doveva vendicare tutte queste cose, è riuscito a trasformarsi in Super Saiyan e a battere Frieza. Quello E per chiudere in bellezza, il cliché migliore di tutti, il fanservice. che si trova ovunque. A volte è super usato, che è inutile secondo me perché non serve a niente in alcune parti, invece in altre parti è più moderato. E infatti quando è moderato è comunque piacevole, ma se si esagera, ragazzi, è veramente quasi insopportabile. Noi con questo video abbiamo finito, speriamo che vi sia piaciuto questa formula, diciamo, un po' a discorso. E non più a dire al primo posto, al secondo posto in questo senso. Fateci sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e guardate anche i nostri video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!